Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo. Io sono Glacial Sphere ed oggi, senza ulteriori indugi, andremo ad affrontare il nascondiglio del Team Rocket nel casino, scusatemi, di Azzurropoli. Eccolo qui, Casino Rocket. Parto giochi per esperti. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Oltre a ricordarvi che se volete appunto un'esplorazione completa della città di Azzurropoli, anche dove andiamo a prendere Eevee, dove andiamo ad esplorare il centro commerciale e tutto quanto, andate a vedere il video che ho fatto su Pokémon Blu, dato che è esattamente la stessa cosa, mentre in questo Let's Play tendo ad andare un po' più veloce. Allora, andiamo di fossa contro questo topastro. Come sempre, comunque, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che commentare. Oltre a condividere, scusatemi, facendo conoscere questo videogioco, che ovviamente conoscono già tutti, a moltissime altre persone. Allora, andiamo di Pikachu contro Zubat. E voglio provare il suo nuovo fulmine. Sappiamo che con Tuono Shock Pikachu non riusciva quasi mai a shottare nessuno. Vediamo ora se con fulmine riesce a farlo. Penso proprio di sì, a dire la verità. Oh, finalmente. Finalmente il nostro Pikachu riesce a shottare qualcuno. Dang. Eh sì, dang. Potrebbero scoprire il nascondiglio, meglio dirlo al capo. Ecco, bravo. Dillo al capo facendoci sapere esattamente dove è il nascondiglio. Allora, ehi, un pulsante di dropposter. Premiamolo, vai, premiamolo e proseguiamo. Andiamo nel nascondiglio Rocket. Ok, iniziamo a battere gli allenatori. Ho messo davanti Charmeleon, che è il nostro Pokémon un po' più versatile. E spero davvero che impari lanciafiamme il prima possibile. Perché col lanciafiamme diventerebbe davvero forte. Oltre ovviamente ad evolversi in Charizard. Ok, contro Hypno andrei di fossa di nuovo. Che lui usa confusione. E noi andiamo di fossa. Buono, buono, buono. Abbiamo fatto due brutti colpi di fila. Ma la fortuna forse è girata? No, chiedo, perché. Poi chi manda? Machop. Sì, contro Machop. Ovviamente cambiamo e mandiamo PG8. Abbiamo questi livelli molto alti di Charmeleon e PG8 perché nella scorsa parte abbiamo affrontato la palestra di Azzurropoli, ovviamente con Pokémon di tipo erba, e quindi PG8 e Machop hanno. E Charmeleon, scusatemi, hanno fatto davvero festa in quella palestra. Ah, hai colpito? Eh sì. Ora però la sfida è riuscire ad allenare anche gli altri Pokémon. Qui non possiamo ancora passare, si serve l'apriporta. Però nel frattempo andiamo a battere degli allenatori. E qui dovrebbe esserci, se non ricordo male, uno strumento invisibile. Esatto. Pippi su. E guardiamo di qui cosa c'è. Un altro allenatore, un'altra recluta che non ho sfidato. Ecco qua. Hai rovinato i nostri piani. Vabbè. Va bene. Ve li rovinate da soli i vostri piani, siete delle seghe. Comunque, proseguiamo. Manda Raticate al 21. Io andrò ancora di fossa. Ecco qua. E lui continua a usarmi attacco rapido. Questo è fastidioso, perché comunque un po' mi colpisce, un po' mi fa male. Altro brutto colpo. Davvero strano? Tre brutti colpi di fila? Altro Raticate. Cambiamo Pokémon, mandiamo Wartortle che deve farsi un livellino. Eccolo qui. E andiamo di Pistolacqua. Azione, va bene. Ecco, Wartortle diventerà davvero forte solamente nel momento in cui arriveremo a Fucsiapoli e prenderemo da una parte Forza e dall'altra Surf, che insegneremo entrambe al nostro bel Wartortle. Ok, abbiamo fatto un altro brutto colpo tra l'altro. Vabbè, ora che arriveremo ad Azzurropoli, a Fucsiapoli, scusatemi, tra l'altro sarà probabilmente Blastoise. Sarà già diventato Blastoise. Ok, qui sotto c'è qualcosa? Sì, uno strumento. Prendiamolo. Una fune di fuga che non fa mai male. Proseguiamo allora nel piano inferiore. Vediamo un po' chi troviamo. Altra recluta. Il capo dice che puoi vedere gli spettri con la spettrosonda. E infatti siamo arrivati qui proprio per quello. Dobbiamo prendere la spettrosonda dal capo Giovanni.
Ok, questo ha un bel po' di Pokémon. Zubat lo distruggeremo con braciere. Penso che non riusciremo a shottarlo, però. Ne serviranno due. Infatti. Che Sanguisuga non ci farà nulla, fortunatamente. È un attacco debolissimo. Per di più non è molto efficace. Ok, tirato giù Zubat. Poi, Koffing. Sì, cambiamo Pokémon. E mandiamo contro Koffing, direi War Turtle. D'altronde è lui che deve farsi dai livelli. E andiamo di morso. Ah, così poco gli fai? Gli fa davvero poco con morso. Pensavo di più, pensavo di bisciottarlo in realtà. Fortunatamente tentenna. E poi fa un brutto colpo finale che non serve a nulla. Ok, mi sa che la nostra classica sfiga in questo gioco è tornata, eh. Vai, morso di nuovo. Ok, no, no, buono, brutto colpo, questa volta ci è andata bene. Vai, altro morso. E addio Grimer. Poi Zubat, lasciamo ancora War Turtle. Morso. A Zubat dovremmo fare molto più danno, infatti, quello non è un brutto colpo. E poi una bella bolla dovrebbe bastare. Ecco qui. E War Turtle sale a livello 26. Ottimo. Raticate, lasciamo War Turtle. E andiamo di morso. Anche Raticate non dovrebbe avere molta difesa, infatti si prende un bel po' di danno con morso. Poi ci diminuisce la difesa, ma noi andiamo ancora di morso. E lo tiriamo giù. Perfetto, War Turtle si è fatto il suo livello 26. Basta, mi arrendo. Ok. E a questo punto si scende ancora, mi sa. Bisogna scendere subito e andare a prendersi il tizio che ha la chiave dell'ascensore. Vediamo, se ricordo bene. Ok, Machop contro Charmeleon. Userò braciere. Colpo basso, non dovrebbe farmi troppo danno, infatti. Altro braciere, fortunatamente non ho usato colpo karate perché con la sfiga che ho, eccolo, con la sfiga che ho in questo let's play avrebbe fatto sicuramente brutto colpo, fortunatamente non l'ha fatto. Dai, in questo episodio mi sto un po' rifacendo, cioè negli episodi precedenti davvero era una sfiga dietro l'altra. Allora, mandiamo Ivysaur, dai. Ivysaur con la frustata. Dovrebbe comunque fargli molto male, dato che tecnicamente è speciale questo attacco. Ok, non gli fa malissimo. D'altro non impara foglie lama. Strano. Strano che non impari foglie lama. Forse in prima generazione non esisteva nemmeno come attacco. Chi lo sa? Ho perso? Impossibile. Vediamo cos'è qui dietro. Cosa nascondi? Nascondi uno strumento, ok? Ne metti 10, vediamo cos'è. Vediamo cos'è questa MT10. Usa sdoppiatore. Ma in realtà sdoppiatore guardate che è fighissima, come mossa. È davvero forte. E potrei insegnarla a PG8 in realtà. Perché non sarebbe per niente male insegnarla a PG8. Per adesso teniamola lì un secondo. Anche perché PG8 avrà volo, attacco d'ala sicuro, come due mosse di tipo volante. E poi cosa potrebbe avere? Basta, cioè, sdoppiatore ci starebbe in realtà. Allora, scendiamo di qui. Andiamo prima di qui. Ok, hanno un po' aggiustato il mal di mare che ti faceva venire questo movimento rispetto a prima. Rispetto a Pokémon Blu, che era davvero pessimo. Allora, da qua possiamo solamente tornare su ora, sì. Abbiamo preso una bella caramella rara. Poi scendiamo di qui e andiamo da questa parte invece. Giù di qua. E di qui andiamo. Vediamo un po', eh. Di qui andiamo ancora un po' più giù. E andiamo qui. Per andare a sfidare quel ragazzino lì sotto. Quella recluta del Team Rocket. Vai.
Non immischiarti negli affari di Team Rocket. Va bene. Non ci immischieremo. Voi mi immischiate negli affari di Team Rocket? Rattata contro Charmeleon. Mi sa che questa sfida è stata leggermente già decisa, eh. Proprio l'esito della sfida mi sa che è già chiaro. Brutto colpo, tra l'altro. Non serviva, ma dettagli. Poi Raticate, vai, cambiamo Pokémon. E mandiamo Ivysaur, che lo frusta per bene. Vai, frustata. Iperzan mi fa anche molto male in realtà, per essere di 6 livelli sopra. Ecco, continua con Iperzan lui. E fa un brutto colpo. Grazie mille. Grazie molte, davvero. Brutto colpo di merda. Tra l'altro pure quel brutto colpo mi sa che è stato un danno proprio al limite, eh. Cioè, è arrivato al limite ad uccidermi. Andiamo di pistola acqua su questo Raticate e poi morso. Poi, ci ha abbassato la difesa, tra l'altro, con colpo coda, quindi ci ha fatto ancora più male con Iperzanna. Beh, meglio così che due Iperzanna, questo è vero. Altro Drowsy, lasciamo Wartortle, tanto lui attaccherà con attacchi speciali. Il fatto che ci abbia abbassato la difesa non conta troppo. No. Ci ha addormentati. Niente, non si sveglia. Questo fa male, eh. Confusione a Wartortle fa male perché non ha attacco speciale. E niente, ho provato a vedere se si svegliava, ma zero. Libra, addio. Ah no, invece. Oh, si è svegliato. Ah, è vero però. Che qua ti svegli e deve passare un altro turno. Giusto, giusto. A questo punto mandiamo Pikachu. Pika pika, vai, flash. Poi a fulmine, volevo dire. Buono. Cioè, buono, oddio, un po' meno buono per quello che è successo. Mi ha disintegrato due dei tre starter che ho. Io qui direi a questo punto di andare a prendere la famosa chiave dell'ascensore che è qui sotto da qualche parte. Dovrebbe averla tipo il tipo qui al tavolo. Là dietro, forse. Tanto prendiamo questo, che è un PS su. PS su lo diamo immediatamente a Blastoise. Allora, dov'è? Wartortle, eccolo qui. E tu dovresti avere la chiave dell'ascensore. Sì. L'ascensore non funziona. Chi ha la chiave? Tu. Dopo questo ragazzo qui, dopo questa recluta, andrò a curarmi Pokémon prima della battaglia contro i sergenti e Giovanni e tornerò qui ovviamente tagliando il video. Ok, Charmeleon contro Koffing, andremo di fossa. Buono. Poi Zubat, mandiamo Pikachu. Il buon Pikachu che userà Fulmine e lo shotterà. Perfetto. Oh no! Oh sì, invece. Ecco qua la chiave dell'ascensore. E prendiamo anche questo strumento qui sotto. MT-02. Perfetto. L'MT-02 sarebbe. Andiamo a vedere. Ventagliente. Ah, è vero, no, è una merda. Ventagliente, se non sbaglio, impiega due turni per colpire. E fa cagare. Ok, torniamo su. Dove dovremmo comunque andare, per quello non sto tagliando. Qua, una volta fatta questa cosa, si torna su. A tetto già sfidato, sì. Ok, torniamo su qui. Anche lui è stato già sfidato. E taglio il video, ritorno qui con i Pokémon curati dove andremo a fare il puzzle alla nostra sinistra. E rieccoci qui. Parliamo un po' con Pikachu. Vediamo come sta. Beh, Pikachu è molto contento di stare con noi, di essere portato qui nel nascondiglio del Team Rocket, a quanto pare. Contentissimo. Ok, abbiamo preso la prima parte sbagliata. Comunque si è curato i Pokémon. Ed ora siamo pronti per proseguire.
Quanto è lenta sta roba. Per fortuna che nei remake l'hanno velocizzata perché è davvero una cosa noiosissima. Ok, andiamo a prendere questo strumento. Una pepita. Ok, altra roba che dovremmo vendere. Poi scendiamo. E qui abbiamo invece... Non hai più spazio per altri strumenti. Mannaggia, mannaggia. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Allora, il pipistrello direi che possiamo usarlo. Possiamo usarne uno e darlo magari al fulmine di Pikachu. Aumenta il pipì di fulmine, vai. E qui abbiamo una pietra lunare, inutile, che okay, possiamo buttarla poi in caso ci serva spazio per qualcosa. Ora, andiamo di sopra per prendere quest'altro strumento. Non ha più spazio per altri strumenti, bene, butterò via la pietra lunare, tanto non mi serve nulla. Allora, dov'è? Vabbè, che stupido che sono stato MN02, potevo depositarla effettivamente, quando sono andato al centro Pokémon. Sì, buttare la pietra lunare. E prendiamo questo strumento che è MT07, vediamo cos'è. Strumento. MT07. Per forcorno, che è altra roba inutile. Che butteremo in caso. Allora, non posso uscire in alcun modo. Qui no, sì, posso prendere questi che mi portano in basso. E direi di andarci così, vai. Non dovrei aver lasciato indietro niente come strumenti o altro. Allora, qui torniamo su, quindi non voglio andare su. Andiamo giù invece. E andiamo di nuovo giù. Ecco qua. Tra l'altro, per prendere la spettro sonda dovremmo buttare via un'altra cosa. Lo sapete, vero? Allora, qui saliamo. Andiamo a sfidare un'altra recluta che era qui in giro. Eccola qua. Cosa fai qui? La limitazione della borsa è una delle cose più davvero fastidiose che c'erano nella prima generazione. Darmenion contro Rattata, andremo di fossa. O fossa non ho ancora fallito una volta comunque. Manco una sola volta. Raticate, vai, cambiamo Pokémon. Mandiamo Wartortle, che ha una bella difesa. E ce la può fare contro Raticate. Andiamo di pistolacqua, vediamo quanto danno gli facciamo. E poi morso, per vedere se facciamo più o meno danno con uno o con l'altro. Iperzanna dovrebbe reggerlo. Brutto colpo, però che culo, ragazzi, cioè. Partono davvero brutti colpi a caso, che praticamente lo stesso danno fa. Fa davvero lo stesso danno. Buono. Altro Raticate, lasciamo ancora Wartortle. In caso gli daremo magari una super pozione. Facciamo morso sperando di farlo tentennare. Ok, qua però tocca andare di super pozione. Vai, Wartortle. Altra Iperzanna. Però non devi fare brutto colpo, altrimenti siamo punto a capo, infatti. Vai, morso. Tentenna, per favore. Niente, non tentenna. Però usa colpo coda, quindi va bene comunque. Andiamo poi di bolla, allora. Ah, attacco rapido. Beh, colpo con attacco rapido non è male come... Pure brutto colpo, però che culo, ragazzi, eh. Che culo. Wartortle sale a livello 27. Ottimo. Ed infine Rattata si cambia un Pokémon e mandiamo Ivysaur. Vai, frustalo. Anzi, usa taglio. Tanto dovrebbe fare... Abbastanza male anche quello. Pure brutto colpo, buono. È anche lui brutto colpo, però. Infame. E poi ci usa pure attacco rapido. Ok. E anche Ivysaur sale a livello 27. Bene, stiamo portando avanti anche il resto della squadra con i livelli. Niente da fare. Niente da fare, no. Altro allenatore, vai. Allarme intrusione. Vediamo, vediamo. Rocket vuole lottare, manda in campo Grimer, che uccideremo con Fossa molto facilmente.
Oh, aver insegnato forza a Charmeleon è stata la svolta, eh. Perché Charmeleon sarebbe stato inutile a questo punto dell'avventura senza una mossa come fossa. Perché hai più voglia di tirare giù con braciere queste. Charmeleon al 30. Koffing. Sì, cambiamo Pokémon. E mandiamo Pikachu, dai. Usiamo un po' Pikachu, che era così contento di stare in questo posto, Pikachu. Vai, fulminalo. Però resiste al Koffing. Dai, però brutto colpo, che merda. Vai, fulmine di nuovo. Poi chi mandi? Altro Koffing, lasciamo Pikachu. E fulminiamolo. Fallo anche te un brutto colpo, Pikachu, no? Infame. Andiamo di schianto sperando che non missi. Perfetto. E non è salito al 27, Pikachu, peccato. Non ce la faccio. Mi spiace. Qui dietro tenevate uno strumento, vero? Eccolo qua. Non è più spazio nella borsa. Bene. Buttiamo qualcosa. Vediamo un po'. Beh, la Mega Ball la posso buttare, tanto non mi servirà mai. Butta. Iperpozione. Bene, questa la possiamo usare, magari. La possiamo direttamente usare. E qui sotto non c'è nulla, vero? No, perfetto. A questo punto possiamo andare qui nell'ascensore e andare al quarto piano sotterraneo. Ok. Non un altro passo, Pidocchio. Azz! Ci fanno un'imboscata loro. Che umiliazione ci hai inflitto a Monteruna. Ma ora la pagherai. Ok, ci fanno l'imboscatona. Potremmo uccidere tutti e tre i loro Pokémon con fossa, credo. Koffing sì, si prende una fossa in faccia e muore. Vai. Giustamente non ci saranno i due sergenti che fanno la guardia, ma ci saranno Jesse e James. Koffing resiste, tra l'altro. Complimenti a Koffing. Andiamo di braciere. Mandi Meo. Ecco, contro Meo magari cambiamo Pokémon e mandiamo qualcun altro. Mandiamo Pikachu con Fulmine. Vediamo se riusciamo a tirarlo giù. Vai, Fulmine. Non penso che lo one-shotteremo, però bishottarlo sì, dai. Ok, sì. Paralizzato pure e si gode. Usa comunque Stradio lui, va bene. Io continuo a usare Fulmine senza problemi. E questo forse ci fa salire a livello 27 anche Pikachu, eh. Eccolo qua, livello 27, buono. Poi Ekans, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo contro Ekans, direi... Ivysaur, no, Ivysaur no. Però sì, dai, no, mandiamo Ivysaur. Non penso che Ekans abbia mosse di tipo terra, credo. Quindi con taglio dovremmo essere abbastanza tranquilli. Veleno spina non dovrebbe riuscire ad avvelenarci. Fulmine sguardo fallisce, ottimo. Altro fulmine sguardo. Ma non gli servirà nulla. Taglio e addio. Oh yes. Abbiamo battuto Jesse James di nuovo. Un vero Pidocchio. Team Rocket se la svigna di nuovo. Ecco qua come Gollum. Se la svignava. Allora, andiamo a prendere. Vediamo un po' uno strumento qui. E non hai più spazio nella borsa. Ah, ragazzi. Che rompimento di maroni. Allora. Allora. Cosa butto io? Butto via le Pokéball. Tanto. Ok, e questo è del ferro, perfetto. Ferro che posso usare immediatamente. Dandolo ad Wartortle. E aumentiamo un bel po' la difesa. C'è un bel po' di uno sputo di niente, però comunque. Va bene.
E lì sopra ci dovrebbe essere Giovanni, quindi diamoci una curata ai Pokémon prima di proseguire. Ovviamente a Wartortle e a Ivysaur, che penso che userò loro appunto nella lotta contro Giovanni. Eccolo qui. Salve Giovanni. Sono davvero sorpreso che tu ce l'abbia fatta ad arrivare fino a me. Ok, Giovanni. Uomo di poche parole. Eccolo lì, fierissimo. Lui manda Onix, noi abbiamo Charmeleon davanti, non è proprio la scelta più azzeccata, però andiamo di fossa. Super guardia, ok. È uno stratega questo Giovanni. Sta salta ci farà molto male. Ma nemmeno così tanto in realtà, pensavo molto peggio. Vai, altra fossa e addio Onix. Poi lui manda Rhyhorn. Sì, cambiamo Pokémon. E mandiamo a questo punto Wartortle. Bello lo spread di Rhyhorn. Sembra un rinoceronte incazzatissimo che sta per caricare. Pistolacqua dovrebbe essere super efficace. 4x, credo anche. E addio Rhyhorn. Ed infine Persian. Beh, giustamente ha un Persian nell'anime. Lasciamo Wartortle. Bello lo spread di Persian, bellissimo ragazzi. Tra l'altro livello 29. Complimenti per lo spread di Persian nuovo, molto bello. Però qua mi sa che non ce la caviamo con Wartortle, vero? Brutto colpo e si gode. Beh, Giovanni continua a usare questa super guardia, a casissimo. Proprio per evitare brutti colpi. Effettivamente. Appena gli è scaduta gli ho tirato un brutto colpo, incredibile. Altro brutto colpo, è andata così. La super guardia penso appunto annulli la probabilità di fare brutti colpi, no? Però li ho fatti comunque. Non è che magari in prima generazione aveva degli effetti diversi? No, non può essere, invece sì che può essere. Vedo che allevi i tuoi Pokémon con molta passione. Un bambino però non capirebbe mai ciò che spero di ottenere. Questa volta ti farò passare. Spero che ci rincontreremo. Ok, e prendiamo questa spettrosonda. Perfetto, proseguiamo. O meglio, ritorniamo ad Azzurropoli, andiamo al primo piano. Trrr. E qui forse c'era un altro allenatore, eh? Sì. C'era un altro allenatore. Ti sei perso, piccola bestia? No, non mi sono perso. È un Grimer che si prenderà una fossa in faccia. Vai, fossa. E addio Grimer. Ok, Koffing, si cambia un Pokémon. Vediamo di allenare qualcun altro, tipo Pikachu. Fulmine. Smog, ok, prova ad avvelenarci, ma tanto siamo praticamente ad un passo dal centro Pokémon e non riesce nemmeno ad avvelenarci, tra l'altro. Ottimo, bravo Pikachu. Abbiamo battuto anche questa recluta. E possiamo passare. A questo punto abbiamo disintegrato completamente il nascondiglio Rocket per la seconda volta, che l'avevo già fatto in Pokémon Blu. E possiamo tornare al centro Pokémon. A questo punto la prossima meta è ovviamente la torre Pokémon di Lavandonia, dove dovremo andare con la nostra bella spettrosonda. Quindi diamo prima una curata ai Pokémon. Ecco qua. Perfetto. Ed ora depositiamo quello che dobbiamo depositare. Fish di Glacial. Deposita. Allora, abbiamo un po' di roba da depositare. Abbiamo l'MN02. Deposita. Poi. L'MT le venderemo. La chiave ascensore.
La spettrosonda ci serve, l'iperpozione per adesso la depositiamo. Poi la riprenderemo quando ci servirà effettivamente. Poi MT-07 era sdoppiatore se non sbaglio, che è molto buona. MT-02 ventaglienti che venderemo e MT-10 devo andare a rivedere cosa sono queste. Ora andiamo a vendere invece le cose che non ci servono, ma lo faremo direttamente nel market di Lavandonia. Ora andiamo direttamente lì. E eccoci qui. Passiamo. Ma dite che possiamo passare ora, qua? O dobbiamo comprare comunque... Dobbiamo andare al centro commerciale per comprare roba da bere. Dobbiamo comunque andare a comprare roba da bere, vero? A questo punto andiamo. Compriamo una cosa da bere e diamogliela alla guardia. Andiamo a comprare l'acqua fresca. E già che ci siamo, allora vendiamo le cose qui. Questo è il centro commerciale, è il... No, la Villa Azzurra questa, ok. Lì è dove si trova Ivy, se vi interessa. Fate il giro da dietro e andate a prendervi Ivy, se vi piace. E non è che debba piacervi, è uno dei Pokémon più forti. Ce lo fate diventare Jolteon e siete a cavallo. Allora, posso vendere qualcosa? Qui. Salve. Vendi. Allora, vediamo un po', eh. Sicuramente, MT-02 che era ventagliente, via. Non lo insegnerò mai a nessuno. Poi la pepita, ovviamente. E MT-21, queste qui, devo vedere un attimo cosa sono perché non mi ricordo. Allora, MT-10. Sdoppiatore, ok, questa la teniamo perché è forte. MT-7, questa è da vendere, una merda. E questa dovrebbe essere mega assorbimento, giusto? Questa la teniamo. Anzi, potremmo addirittura insegnarla quasi a Ivysaur. No, non ciao. Volevo fare Vendi. Vendi. Vendiamo la MT 07. Perfetto. Questo dovrebbe essere Pistolacqua, che quasi quasi potremmo vendere. Cioè, cosa ce ne frega di Pistolacqua? Detto sinceramente, scusatemi, eh. A questo punto del gioco... Ah, no, Bollaraggio. Bollaraggio in realtà... Non è per niente male, potremmo anzi insegnarla a qualcuno. Potremmo anzi insegnarla proprio a Blastoise. Ah, Wartortle. Tanto cosa ce la teniamo a fare? Togliamo di Pistolacqua e mettiamo lì Bollaraggio. Anzi, mettiamoli, togliamo di Bolla. Che senso ha tenere Bolla? Mettiamo di Bollaraggio. Ecco fatto. Così ci si libera anche uno slot nello zaino. MT24 è Fulmine. Adesso possiamo insegnarla a qualcuno? Non ancora, solamente Pikachu che l'ha già imparata. Però Fulmine ovviamente la teniamo, è molto buona. E Mega Assorbimento a questo punto possiamo darla invece a Ivysaur. Anche Butterfree potrebbe impararla, però andiamola comunque a Ivysaur. Ecco, al posto di frustata magari che non serve più a niente. Ecco fatto, dovrebbe fare più danno Mega Assorbimento di frustata. Perfetto, dai, ci siamo liberati un po' di slot nello zaino. Andiamo quindi a prendere l'acqua. L'acqua fresca per la guardia. Un distributore, vai. Acqua fresca. Con un rumore bruttissimo. E scendiamo. Eccoci qui. A questo punto si torna con molta calma a Lavandonia, perché in questo gioco le scarpe da corsa non esistevano. Gli sviluppatori volevano che noi assaporassimo tutta la bellezza di questo mondo incredibile, no? Camminando lentamente in giro per il mondo. Dai, diamogli l'acqua ora. Wow, senti, sono disidratato. Mi dai da bere? Grazie. Ecco fatto, glu 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 gulp, se vuoi andare a Zafferanopoli puoi passare. Lo dividerò con le altre guardie, perfetto. Così almeno non dobbiamo rifare tutta la strada al contrario, possiamo passare direttamente qui. Ah no, mannaggia, la Silpa Spia ci ha tagliato la strada lei. Ok, Zafferanopoli giustamente gialla, no? Giustamente come lo zafferano. Certo, devo dire che è parecchio bruttino però il colore giallo, come tema. Sembra tutto sporco, sembra tutto desertico. Ok.
Arriviamo quindi alla Vandonia. Queste allenatori le abbiamo già battute tutte. E poi avevo venduto il Perforcorno, mi sembra di no. Mi sembra che non l'avessi venduto, me l'ero dimenticato di venderlo, vero? In ogni caso lo vendiamo ora qui. Vendiamolo. Perché mi ero messo a insegnare la MT e mi sono dimenticato di venderlo, vero? No, l'ho venduto. MT10 è sdoppiatore, ok. Perfetto. A questo punto, ragazzi, dato che comunque siamo intorno ai 40 minuti di episodio, mi sono andato a curare Pokémon, vero? Sì. Ok, sì. Intanto siamo intorno ai 40 minuti di episodio, direi di non iniziare qui la torre Pokémon, che probabilmente è un'altra mezz'oretta di gameplay tranquillissimo. Userò magari Pikachu come primo Pokémon contro i vari spettri. E ovviamente mi tirerò i repellenti perché non voglio trovare Pokémon selvatici a caso. E vedremo di allenare anche, evidentemente, eventualmente Ivysaur e Wartortle. Ivysaur sarà un po' difficile allenarlo perché Erba non è molto efficace contro Spettro, se non ricordo male. Mentre Wartortle sarà già più fattibile. In teoria noi avremmo Butterfree che con Confusione potrebbe tipo shottare tutti se l'avessimo allenato a dovere. Però dato che tra poco otterremo Snorlax e sarà lui molto probabilmente il nostro sesto Pokémon nella squadra, non ha molto senso continuare a buttare esperienza su Butterfree. Cerchiamo di tirare sul più possibile invece questi 5 che faranno parte della nostra squadra totale, completa e definitiva. Quindi andiamo proprio all'entrata di questa torre Pokémon. Eccoci qui dove ci sono tutte le tombe, tra l'altro. Queste sono letteralmente le tombe dei Pokémon morti. Tu sei un'allenatrice? No, non sei un'allenatrice. Non siamo riusciti a identificare gli spettri. Ci vorrebbe una spettrasonda, cosa che io ho. E che però vedremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere e da Pikachu è tutto. Al prossimo video!